Chissà se Kawakami vuole venire a massaggiarmi. Non ti senti molto stanco? Perché non chiedi a Kawakami di farti un massaggio? Ok, chiamiamola. Vieni e massaggiami. Ma io mi chiedo, Sojiro non l'ha mai incrociata Kawakami? Cioè, nel senso, in questo momento Sojiro è ancora di sotto, non è andato a casa. Non si fa delle domande della serie... Chi cazzo ha invitato qui? Che cazzo ci fa quella tua professoressa vestita da maid? Se sa che... cioè, la vedrà in faccia, no? Penserà... l'ho già vista quella donna io. Ah boh, Sojiro, tu sei un uomo di un altro mondo e ti vogliamo bene così. Perché finché veniva, quando il locale chiudeva... ok, magari... non la vedeva, ma adesso non l'ha vista. Da dove è entrata Kawakami? Dalla finestra? Vediamo se qualcuno è disponibile stasera. C'è Oya. Oh, ottimo. Tanto, prima finiamo queste richieste, prima possiamo occuparci delle gemelline. A me dispiace non uscire con loro, però almeno prima le chiudiamo sti confident meglio è. Ehi là, Oya, come va? Dopo che sei venuto a disturbarmi al tempio, come stai? Oh, eccovi qua. Eccovi? Mi hai visto col gatto? Guarda, non puoi capire quanto sia strano il comportamento del capo ultimamente. Dai, siediti, ti racconto tutto. Senti, potermi avvicinare con Reazia incubo. Tu sei il mio incubo, Oya. Che vuoi fare? Vuoi passare del tempo con Oya? Beh, siediti pure. Oggi non bevo perché sono felice. Non è vero, sei un'ubriacona. Il capo mi ha ridotto la quota e si è anche scusato. Ha detto di essere preoccupato per la mia salute e la cosa mi mette i brividi, ora che ci penso. E non è tutto, ha detto che mi permetterà di riaprire le indagini sul caso di Kaio e che farà tutto il possibile per scoprire la verità. Sembrava serio. Cosa sarà successo per farlo cambiare così all'improvviso? Non lo so. Dovresti esserne solo che felice. Certo, è solo che... è tutto troppo facile, sembra sospetto, non credi? Ecco, l'altro giorno mi hai chiesto il nome del capo, giusto? Non me lo ricordo, sarai stata ubriaca. Perché lo tratti così? Non vuoi dirgli l'altra buona notizia? Io... so dov'è Kaio. Oh, incredibile. Il capo me l'ha detto mentre si scusava. Sembra che abbia fatto delle indagini per conto proprio. Ha seguito la fonte del mio amico giornalista e sembra che sia viva dopo tutto. Grazie al cielo. È una splendida notizia. Quindi, dov'è? In un ospedale psichiatrico. Oh cazzo. Ecco perché non mi ha contattata per tutto questo tempo. Vorrei andare a trovarla, ma in tutta onestà ho paura. Ho paura di scoprire la verità. Non solo sullo stato di Kaio, ma anche su ciò che le è accaduto quella notte. Devi scoprire la verità, sei una cazzo di giornalista, fai il tuo lavoro. Lo so, lo so. Onestamente non dovrei temere la verità che ho tanto cercato, ma è così. Ma questo non mi fermerà, manterrò la promessa e scoprirò cosa è successo a Kaio. Andrò a trovarla, non importa cosa succederà, devo andare fino in fondo. Dopotutto sono Ichigo Oya, la grande giornalista. Sono felice di avertene parlato, senza il tuo aiuto non mi sarei mai decisa. Sai, sei molto più di un semplice liceale, in pratica sei il mio consulente. Ma tutti vogliono che io prenda il posto di Maruki, anche lui. Diventa il mio assistente, ti prego. Che cazzo? Diventerò prete consulente giornalista ladro fantasma. Oh, comunque, con il capo si è risolto tutto, ma i piani alti mi tengono ancora d'occhio. Quindi mi serviranno le tue informazioni. Devo ancora scrivere dei ladri fantasma. Bene, sentiamo le notizie che mi hai portato. Va bene, ecco cosa ti posso dire. Ho incantato Oya con le mie storie sui ladri fantasma. Credo che il mio fascino sia aumentato. Beh, qua che figurino, guarda, guarda. Guarda, guarda, il filo del mento proprio. Sono impaziente di rivederti. Tu hai sete di altro, donna. E non di notizie, di alcolici. Ehi, ti va di parlare? Grazie per avermi convinto a vedere Kaio. Sono una giornalista, d'ora in poi seguirò sempre la verità. Fai attenzione allora. Sì, non si è mai troppo prudenti. La vita riserva molte sorprese. Tornerò con delle storie fantastiche, quindi vediamoci di nuovo. Ok, è ora di riattaccare, devo fare i bagagli per il viaggio. Ci vediamo. Ciao Oya, buona fortuna ovunque tu sarai.
Ora mi scrivono: ci vediamo domani, ok? No, quella era Morgana. Comunque, Morgana non ha un telefono. Oh, ecco di nuovo Ushimaru. Oggi non mi tiri il gessetto, amico mio. L'ultima volta abbiamo visto come si svolgono i processi. Oggi impareremo... Cosa? Mi state chiedendo se i ladri fantasma finirebbero a processo nel caso venissero acciuffati? In realtà, nessuno ha aperto bocca, Ushimaru. Nessuno ti ha chiesto nulla. Certo che sì. Bisognerebbe però dimostrare un legame tra le loro attività e la serie di morti. Cosa che non avete. In sintesi, verrebbero processati per omicidio. Ehi, Star! Dica? Dimmi quanti anni bisogna avere per poter assistere a un processo. Una qualsiasi età, ci vado io a vederlo. Ha, proprio così. Per assistere a un processo non ci sono limiti di età. Potreste avere 0 o 85 anni. I reati minorili fanno eccezione, ma negli altri casi sono aperti al pubblico, voi compresi. Beh, immagino che i posti per i visitatori sarebbero tutti pieni se i ladri fantasma finissero a processo. Muoiono tutti dalla voglia di conoscere l'identità dei colpevoli e i loro trucchi. Oh, cazzo, sì, anche io vorrei andare al loro processo. Yarujanega! Chissà se ci processeranno veramente, però, se ci catturano. Io non voglio essere catturato e finire in un carcere gattile. Ma per condannarli bisogna provare il loro metodo, e come questo si lega agli omicidi. Le tecniche dei ladri fantasma sfuggono alla comprensione umana. Ushimaru, quanto sei bravo. Suppongo che per dimostrarle debbano essere colti in flagranza di reato. Cazzo. Anche Ushimaru ci sta per sgamare. Oh no. Mamma mia. Dobbiamo andare in tribunale, giusto? Muoviamoci. E allora in tribunale. Scusatemi. Eccoci in tribunale. Venite, presto. Ma io non vorrei dire, ma non è iper sospetto che siamo tutti lì? Cioè, nel senso, lei che sta indagando sui ladri fantasma, va bene che è la sorella di Makoto, e va bene che aiuta Keiichi, e va bene che a noi ci ha visto e anche a Futaba la conosce, visto che conosce Sojiro. Ma un minimo di sospetto, ma proprio uno. Magari è talmente presa che neanche ci pensa, però... Un'aula di giustizia è fatta così, quindi? Solo essere in questo luogo riempie il mio corpo di nervosismo. Mi stupisce che Nijima-san possa paragonare un posto così solenne a un casinò. Per cui la sorella di Makoto è quella donna che emana un'aura da donna in carriera. A proposito, che processo è questo? Un politico accusato di appropriazione indebita di fondi governativi. L'ho letto su una rivista. È andato in vacanza con la sua amante in qualche impianto termale. Ma i politici non dovrebbero essere tutti ricchissimi. Perché prendere i soldi e delle tasse? Perché sono tutti corrotti. Un po' populista questa frase, ma sì. Giocare con i soldi degli altri è sbagliato. Scusate la domanda, ma Nijima-san non dovrebbe seguire la nostra indagine? Ha tempo di seguire un processo del genere? Ha iniziato a seguire questo caso prima che le fosse assegnato quello dei ladri fantasma. Di norma un altro procuratore avrebbe preso il suo posto, ma Sae-san è una perfezionista. Ehi, come faremo a farci notare da Nijima-san? Lei ha detto che saremmo venuti. Non credo abbia letto il messaggio. Abbiamo un piano di riserva? Non esattamente, ma sono sicuro che ci vedrà prima o poi. Ciao, siamo qui, ciao. Ma cazzo ci fate lì? Ma che ci fa qua Makoto? Eh? Ci sono un sacco di studenti oggi, ma quello è Akechi-kun e Makoto? Ora che ci penso, aveva scritto che sarebbe passata. Ora non ha importanza. Visto? È quasi ora di cominciare. Ottimo! Ora Nijima sa che abbiamo il permesso di entrare nell'aula di giustizia. Dovremmo poter entrare in quella zona riservata. Finita l'udienza, torniamo al palazzo. Rimani nella borsa, maledizione! È sempre Ryuji però che gli dice a Morgana: sai quella cazzo di borsa! E rieccoci al palazzo di Nijima. Diamo il via all'infiltrazione! Yeah!
E allora torniamo tutti nell'ultima sala dove eravamo. Ma visto che siamo già qui, Yusuke, duplicami una carta. Oggi facciamo amplificamento. Ecco qua. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Yusuke, e ora possiamo uscire da qui. Eccoci qua, seleziona il piano desiderato. Il piano delle puntate alte. Entrate pure dentro. Oggi cambiamo squadra, visto che l'altra volta abbiamo usato ancora questa. Figo, la porta che ci impediva di passare è aperta. Tan tan tan. E così è questo il controllo cognitivo. Se continui a saltare in aria per lo stupore ti verrà un infarto. Parlando seriamente, comunque è difficile da credere. Guarda, laggiù c'è un bancone, iniziamo da lì? Immagino non sia un problema, andiamo. Sì, possiamo andare dal bancone, ma prima quella probabilmente è una safe room, dovremmo andare a controllare. Oggi facciamo Akechi, Makoto e Ann. Ah, eccola qui la safe room, era dietro, non davanti. Ottimo, vediamo che cosa hanno al bancone questa volta. Benvenuti al piano delle puntate alte, il paradiso del gioco d'azzardo. Per prima cosa vogliamo offrirvi un dono di benvenuto. Mille? Mille. Fantastico, ci danno altre monete. Solo mille però, almeno datene mille a testa, taccagni. Spiacente, ma si può attivare un solo dono di benvenuto a tessera. Inoltre, ecco la mappa del piano delle puntate alte. Bravo. Ok, mostraci i premi. Vogliamo scambiare le monete con la tessera socio. Abbiamo dei premi, ma sfortunatamente non c'è nessuna tessera. Cosa? Allora come facciamo ad accedere alla direzione? Non è necessaria alcuna tessera. Seguitemi, prego. Sembra sospetto. Beh, se non facciamo come dice non potremo proseguire, perché non lo seguiamo per il momento. Ma alla fine lui è rimasto lì. Non dobbiamo seguirlo. Va bene, andiamo a vedere. Eccoci qua, buongiorno. Oh, ma guarda, una bilancia di giustizia. È una bilancia, oppure è un ponte. Why not both? Forse è un ponte a forma di bilancia. Brava Ann. Dall'altro lato c'è un'altra zona, potrebbe essere la direzione. Non c'è alcun dubbio, dobbiamo abbassare il ponte per passare. E come facciamo? Non saprei, proviamo a indagare da queste parti. Forse da questo terminale che è proprio qui vicino a noi? Lettura tessera socio. Numero di monete richieste per attivare il ponte della giustizia. 100.000 monete. Cosa? Servono 100.000 monete solo per passare? È chiaro che non vuole farci proseguire oltre. Non c'è alcun bisogno di essere così pessimisti. Ma è una cifra assurda. Abbiamo fatto la fatica a raccoglierne 50.000. Ma alla fine le abbiamo ottenute. Basta farlo di nuovo e raddoppiare il totale. Beh, in effetti siamo al piano delle puntate alte. Sarà facile avere dei soldi, no? Infatti, qui deve esserci un gioco rischioso, ma remunerativo, anche se sarà necessario vincere. Prima di tutto, dobbiamo capire quali giochi ci sono su questo piano. Quindi andiamo a controllare che cosa c'è. Vediamo cosa c'è nel forziere. Oh, c'è Ann oggi. Mi aspettavo Akechi. Un pugnale reale, ottimo. Torniamo indietro allora. Allora, su questo piano che cosa abbiamo? La House of Darkness. Benvenuti all'oscura dimora, il labirinto avvolto dall'oscurità. Non ti conviene attaccare briga, non ci interessa. Non ce ne sarà bisogno, d'altra parte siete i nostri preziosi partecipanti. Partecipanti? Ma certo, lo scopo originario del piano delle puntate alte è diverso rispetto agli altri. Su questo piano consigliamo ai VIP di partecipare ai giochi servendosi dei sostituti. Un po' come puntare sui cavalli alle corse. Comunque, non sembra che abbiate sostituti. Certo che no, mi sembra ovvio. Proprio così. Di conseguenza sarete i preziosi partecipanti ai nostri giochi. Quindi in sostanza dobbiamo essere i sostituti di noi stessi. Per me va bene, è molto meglio che restare a guardare. Fantastico, ora permettetevi di spiegarvi le regole. Davanti a voi c'è un intricato labirinto. Al suo interno suggerisco la massima cautela, poiché la luce è ridotta al minimo. Per entrare nel labirinto servono 1.000 monete. Raggiungendo il traguardo però riceverete quella stessa cifra moltiplicata per 10. 10.000 monete solo per completare un labirinto? Non è a caso lo chiamano il piano delle puntate alte. Dubito che sia facile come sembra. Iniziamo subito allora.
Un'altra cosa, se vorrete sarete liberi di uscire dal labirinto o di abbandonare la sala. Dunque, buon divertimento. Quindi dobbiamo pagare e siamo liberi di entrare e uscire? Mi sembra veramente sospetto. Vabbè, non è un mio problema. Possiamo andarci liberamente, sembra più che sospetto. Visto, lo dice anche Morgana. Ah, questo intendevi con... Merda, quanto è buio! Esatto, altro che un po', siamo stati raggirati. Avverto delle ombre, molto semplice, un cavolo. Senza conoscere la configurazione della zona e il posizionamento dei nemici, correremo dei rischi. Spero che ci sia un altro modo adeguato di farlo. Non ce n'è bisogno. Uno, ho il terzo occhio che mi fa vedere al buio. Due, se i nemici sono verdi, non sono un problema. Ecco, appunto. Nessun problema, come ho appena detto. Meglio comunque fare attenzione ai vari muri. Perché metti caso che c'è una porta e io non la vedo. Dobbiamo sempre stare vicino al muro. Dobbiamo... È come stare nella sala degli specchi che devi... Scusa, e questo? Ah, è gente che si è smarrita, ma povera. Oh, guarda, un passaggio. Qui c'è una porta che è chiusa, ovviamente. Oh, da qui arriva uno spiffero, che ne dite? Vogliamo entrare? Spero che nessuno ci scopra e squalifichi per violazione delle regole. Buona idea, forse alla fine dovremmo farne uso, ma per ora basta ricordarsi che è qui. Ma ragazzi, è chiusa. È per quello che sono passato. Strano, a parte quel condotto, il percorso dell'ingresso a qui è stato piuttosto lineare. Quindi i partecipanti vengono intrappolati qui e diventano preda delle ombre. Non sembrano avere intenzione di farci procedere oltre. Stanno barando, dannazione! E va bene, questo cambia tutto. Raggiungeremo l'obiettivo, anche a costo di usare quel passaggio segreto. Che passaggio segreto? Non è. Forse avremmo dovuto farlo dal principio. Oh beh, così è la vita. E beh certo, finché lo dico io di farlo, no. Se lo dite voi però sì, eh. Maledizione, Keci. Allora, prima di tutto, addio all'ombra. Seconda cosa, dov'è la porta? Eccola qui. Apriamola, che non si sa mai. Qui c'è un altro condotto che ci farà fare un altro giro. Proviamolo a sto punto. Tanto vale farlo. E sento un rumore di un tesoro. Eccolo qui. Che cosa avremo trovato? Una tavola Ouija. Nemici? Nemici. Effettivamente questo labirinto è bello buio. Se non hai il terzo occhio, cosa che ovviamente hai, diventa un filo difficile muoversi. Proviamo da questo lato, c'è un'altra porta con un altro forziere. La cosa bella è che effettivamente... ottimo. La cosa bella è che effettivamente ci sono dei premi che se giri tutte quante le stanze trovi. Molti premi per me non servono, ma oh, ragazzi, alla fine si fanno queste cose, chi se ne frega. Hai il terzo occhio, non è difficile muoversi. Rangda, ho visto che molti la usano probabilmente per la sua riflessione naturale agli attacchi fisici e il blocco al fuoco. E lo vedo molto spesso usato come support. Quindi chissà, magari ci penserò su ad usarla. Ma non credo che mi metterò a farla. Non adesso perlomeno. C'è un altro nemico che si trova esattamente qui. Oh, e questo sarebbe il vostro massimo pericolo? Sento un altro tesoro, ma probabilmente è qua sopra, giusto? Controlliamo subito. Ci sono altri nemici? Ah, eccolo. Stavo dicendo, ci sono altri nemici, ma non li vedo. Dove ci troviamo adesso? Siamo vicini a una delle uscite, probabilmente, giusto? Boh, però intanto si continua a salire. Io continuo a muovermi. Qua c'è un'altra porta. Mi sa che stiamo tornando indietro fino alla porta iniziale, giusto? Mi sa di sì. Mi sa che tra poco abbiamo sbloccato la porta dove siamo passati all'inizio con il primo condotto di ventilazione. Quindi andando in questa porta, che cosa troviamo? Oh, ma guarda, un forziere. Un forziere e basta? Mi sembra strano.
Una kotaga nera, va bene. Tanto non mi serve. Un altro passaggio segreto, che è una ventola, appunto. Dove siamo? Non lo so, ma siamo vicini al passaggio finale, che è quello lì, perfetto. Ecco fatto, non c'era nulla. E siamo riusciti ad uscire. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ne siamo sicuri? Sembra che più avanti ci sia altro. E allora andiamo a scoprirlo. Oh, guarda, un forziere. Vediamo che cosa... Eccolo qui, Akechi. Che bellezza, yeah. Una camicia d'azzardo. Comunque, usciamo da qui e vediamo se c'è altro, come diceva Ann. No, sembrerebbe proprio di no. Abbiamo superato il loro labirinto. E c'è un altro forziere. Vediamo chi c'è stavolta, Makoto? No, ancora Akechi. Oh mio Dio, è bellissimo questo premio. Del pane e dell'anima. E visto che c'è la safe room, usiamola. E ora, eccoci qua. Inconcepibile, come avete fatto ad arrivare fin qua? Siete come gli scarafaggi. Ci si convince di averli schiacciati, ma tornate sempre alla carica. Come hai detto, bastardo? Spero che tu sia pronto, la trappola non ci è piaciuta affatto. Ha ragione, non ha mai avuto intenzione di farci superare il labirinto. Ah, avete ragione, è così che le cose dovrebbero andare. Non meritate di vincere. Sarete così gentili da crollare a terra sconfitti? Il mio non è un lavoro facile, sapete? Assolutamente no. Oh, che peccato, purtroppo non ho altra scelta. Allora vieni, provaci, Rajanaga. Ormai li conosco anche i nomi, fortunatamente. Sei debole a nulla, perfetto. E allora proverò ad addormentarti. Ridi, ridi. E lui blocca e se la ride anche lui, grazie. Grazie, mi fa molto piacere che tu te la ridi. E allora Freydine. Ok, sì, si può fare. Fai una concentrazione. Blink. Oh, ma guarda, un attacco di fulmine. E tu cosa ti posso far fare? Un Megidola. Ottimo. Facciamoci invece noi, cosa ti posso fare? Un Mandala Magatsu. Sto abusando della nuova io ogni cazzo di volta che c'ho una persona nuova ne abuso sempre. La uso continuamente. Tu dai un pugno. E tu, Ann, un Agidine. Bravissima, ragazza. Oh, sì, sì, sì. Concentrati pure. Tra poco sarai morto. Bravissimo, Akechi. E allora... Quattro persone salite di livello. Mazziodine. Ecco qua. Al prossimo è Agnestesia. Ok. Deve essere stato il suo piano fin dall'inizio. Considerandolo com'era la situazione al piano riservato ai soci, non mi sorprende che imbroglino anche qui. Eppure abbiamo raggiunto l'obiettivo. Forza, andiamo. Qui abbiamo finito. Per vincere altre monete dobbiamo dedicarci a un altro gioco. Joker, torniamo all'ascensore? Torniamo subito. Tan tan. Probabilmente questo episodio lo chiameremo Piano delle puntate alte. Questa puntata la chiamiamo la puntata delle puntate alte. Benvenuti all'arena dei combattimenti, l'infernale campo di battaglia dove ardono le braccia della vita. Oh, siete voi, la direttrice ci ha parlato di voi. Che diamine ti hanno detto di noi? Caspita, che testa calda, splendido. Sarebbe tutto più noioso senza elementi del genere. Prima di iniziare la spiegazione vorrei sincerarmi di una cosa. Avete a disposizione 10.000 monete? Oh, sì, certo. Oh, vi siete dati da fare, molto bene, permettetemi di spiegarvi il gioco. Qui dimostrerete la vostra forza in un tris di violente battaglie uno contro uno. Dopotutto questa è la punta di diamante del nostro casinò, il piano delle puntate alte. Normalmente i nostri VIP inviano i loro sostituti a combattere fino alla morte. Gli spettatori scommettono monete su chi credono uscire vincitore. Anche qui! Ah, odio questa merda. Credo che questo piano funzioni tutto così. Assumersi pochi rischi per ottimi ricavi è la strategia ideale negli affari. Possiamo partecipare pur non avendo un sostituto? Ehi, per l'altro gioco non ci è servito. Probabilmente qui sarà la stessa cosa.
Per quanto sia irritante, esatto, partecipate pure, prego. Le iscrizioni si effettuano al bancone laggiù. C'è una sala salvataggio? Perfetto, perché io ho bisogno un attimo di tornare indietro a prendere un paio di persone giuste. Questo è Asterius Picaro che vi avevo detto che avevo fatto. E lui come tratto c'ha implacabile, aumenta al 50% il danno degli attacchi che sfruttano le debolezze. Questo cosa vuol dire? A differenza dell'altro che si basa tutto quanto sugli ailment, questo qua si basa sulla debolezza, quindi ergo dovrei usarlo solo contro un nemico che usa il fuoco. È forte perché quel 50% non è mica male, però è molto più limitato perché è solo su chi è debole al fuoco. Punto. Per questo combattimento vorrei portarmi Satanael, che è da un po' che non lo prendiamo, e Izanagi no Okami, che è da quando l'abbiamo fatto che non lo tocco più. Vorrei usare Satanael perché mi serve che arrivi al livello 98, perché al livello 98 ottiene Mente del Tiranno, che potenzia tutto quanto. Se non ricordo male del 50%, ma forse è il 25%, non vorrei dire la cazzata. Che tra l'altro, Satanael ancora gli manca un'altra abilità che non mi ricordo qual è. Signore delle armi, e lo mettiamo al posto di istinto di sopravvivenza. Gli manca mente del tiranno, appunto, e poi basta in realtà. Eccoci qua, siamo qui per iscriverci. Ah, benvenuti, partecipate alla nostra emozionante arena dei combattimenti? Ma certo, grazie al nostro gioco di squadra domineremo l'arena. Ah, non direi. È una serie di leali scontri uno contro uno. Ciò significa... Esatto, parteciperà una sola persona. Dovrete scegliere qualcuno come rappresentante. La partecipazione all'evento sono necessari 10.000 monete. Tuttavia, se riuscirete a vincere, otterrete 10 volte quella somma. 100.000 monete. Aspetta, cosa? Basterebbe per attraversare il ponte. Forza, facciamolo. Puzza tanto di trappola. Una somma così alta è di certo legata a un grande pericolo. Se non riusciamo a infiltrarci nel palazzo, però, sarà la nostra fine. Quindi, non abbiamo scelta. Molto bene, in tal caso dovrebbe partecipare Joker. Non conosciamo la tipologia di nemici, quindi la sua capacità di adattamento sarà fondamentale. Ecco, vorrei dare una piccola parentesi qua. Quando sono arrivato in questo punto, io ho pensato a un vecchio gioco del Game Boy Advance, Golden Sun. Anche in Golden Sun c'è un'arena e c'è la tua squadra, che siete in quattro, ma può partecipare solo uno. E tu puoi decidere dove mettere i tuoi compagni per aiutarti. Ecco, in questo caso i nostri compagni non fanno nulla. Mi dispiace dirlo, ma è un po' triste come cosa. Cioè, sarebbe stato più bello se tipo in un punto dell'arena loro ti potessero aiutare. Però, dettagli. Ci penso io. Sei sicuro? Dovrei combattere da solo. Ma è per questo che lo farà Joker, no? Voglio dire, capisco il motivo. Cerca di stare attento, ok? Non fare nulla di avventato. Avete deciso? Le battaglie inizieranno al vostro ingresso. Dunque, volete sfidare la maestosa arena combattimenti? Avanti allora. Oh, in tal caso vi prego di entrare nel ring. La quota di partecipazione e il premio totale saranno calcolati al termine della partita. Dunque, preparatevi e conoscete il vero volto dell'agonia. Da qui in poi dovrei continuare da solo. Faremo il tifo per te dagli spalti, quindi in bocca al lupo. Ah, Keiichi, ancora ti preoccupi per me dopo che mi hai detto vaffanculo? Dopo l'ingresso in questa stanza non c'è possibilità di ritirarsi, acconsentite? Entriamo. Addio, ragazzi. Ora vado da solo. Non preoccupatevi. Il combattimento sarà pure squilibrato, perché sì, è squilibrato. Ma io sono pronto. Kakatte koi! La vincente battaglia sta per iniziare. Ecco lo sciocco leader dei ladri fantasma che sfida gli adulti. Le quote sono 1,1 per il banco e 23,0 per i ladri fantasma. Che sorprese, i ladri fantasma spopolano. È raro che le quote vadano il doppio della cifra. Ora diamo inizio a un'intensa battaglia uno contro uno. Portate il primo avversario. Ah, ma che diavolo, sono in due. Non è affatto uno contro uno. Ignorano le regole fin dall'inizio. Dunque, si dia inizio al tris di battaglie infernali. Pronti, via! Vieni allora, combattimi. Tanto io sono più che preparato. Debole allo psichico? Non è un problema. Spettacolo fantasma! Addormentatevi davanti a me, maledetti.
tra l'altro, quanto recuperano di SP nemici addormentati? 300! Mannaia! E ora, attacco psichico! Siamo occhietti! Siete morti! Tutto qui quello che avete da mostrarmi? 9000 yen! Wow, proprio non capisce! Vince quell'idiota di un ladro fantasma! Ecco, non so come dirvelo. D'ora in avanti lo chiamerò sempre lo sfigato fantasma. Se state scommettendo sul banco, state tranquilli. Arriveranno gli sfidanti nel secondo round. Oh, dei ranged. Cosa? Sono anche più di prima. Che codardi, non c'è niente di onesto in tutto questo. State calmi, impiccionaia. Ora abbracciamo la morte in questa battaglia raccapricciante. Forza allora. Volete combattermi? Sono qui per voi. Allora, cosa siete deboli? Oh, ma guarda, alla luce. Oh, è il momento di uccidervi. Asterius, furia cieca! Venite, infuriatevi contro di me, maledetti. Non c'è problema se voi bloccate i colpi fisici. Non è quello il mio obiettivo, tanto. Il mio obiettivo... e fa rischiarare l'oscurità che vi avvolge. Frecce splendenti! Tutto qui? 10.000 yen! Cazzate! Perché diavolo non vuoi morire, lui lo sfigato fantasma? Ho scommesso anch'io! Ah, non riuscirei mai a portare a casa la pelle. È il momento dell'ultimo avversario, Thor! Cosa diamine? Caspita, quello sì che è grosso. Avanti, fallo a pezzi! Diamo inizio alla terza battaglia, la più estrema! Vieni a me, Thor, che tanto prima o poi ti creerò, tranquillo. Thor, come va? Sei stato menato da Hulk l'ultima volta? Allora, infuriati con me e vieni a menarmi. Il signore del tuono, quanto sei show. Ma tu non dovresti aiutarmi? Oh, grazie. Forse il signore del tuono non è debole a nulla, chi lo sa? In ogni caso, il fulmine non può nulla contro le fiamme infernali. Distruggilo! 8245. È tutto qui quello che avevate da mostrarmi? Oh, cazzo. La giustizia prevalsa ancora! Ora verrà pagata la vincita, andate per favore. Congratulazioni, ecco il vostro premio di 100.000 yen. 100.000 monete. Oh cazzo, sei stato pazzesco, Joker. Sei stato incredibile. Non hanno mai voluto concederti uno scontro leale. Sì, immaginavo che l'avrebbero fatto. Del resto anche le altre prove erano manipolate. Quindi hai mandato Joker pur sapendo che sarebbe stato in grave pericolo. Avevo fiducia nelle sue abilità. In tutta onestà, non avevamo molte alternative. Forza, raggiungiamo il ponte. Finalmente è arrivato il nostro momento. Tanto sarei andato io comunque a Kechi, quindi... a prescindere da qualsiasi vostra scelta, sarei venuto qui a io. E visto che siamo già qui, diamo un attimo un'occhiata ai premi, cosa che non ci hanno fatto fare prima... Per abbassare il ponte servono almeno 100.000 monete. Ce l'abbiamo messa tutta per raccogliere le monete. Non sprecatene troppe coi premi, ok? Penso che non comprerò nulla perché uno ce li ho già tutti e due non mi servono. Grazie lo stesso. Non l'avessi avuta la spada per Akechi, però l'avrei comprata. Tutto il resto magari lo lasciavo giù. Ed ecco qua le nostre 100.000 monete. Parapapa. Lettura tessera socio. Numero di monete richieste per attivare il ponte della giustizia 100.000. Ce le abbiamo, faccio entrare. Avete lavorato molto per ottenere così tante monete. Non mi aspettavo che sareste giunti fino a qui. Complimenti per i vostri sforzi. Comunque non riuscirete mai a raggiungere la direzione. D'ora in poi il numero di monete necessario per il ponte salirà a 1.000.000 di monete. Che cosa? Cosa? Non è giusto, è una prova impossibile. Ah, capite finalmente. È proprio questo il punto. La vostra sarà sempre un'impresa impossibile. Pertanto, io vincerò. Siamo a malapena riusciti ad ottenerne 100.000. Ha detto che ci farà passare con 1.000.000 di monete, giusto? In tal caso, non ci sono problemi.
Sei come vincere così tante? Non esattamente, abbiamo già le monete richieste. Come? Che cosa? Non è possibile! Ricordate cosa ci hanno detto all'inizio? In sostanza potevamo farci prestare dal casinò tante monete quanto sia le nostre tessere. Sì, beh, ma... Per esempio, se avessimo preso in prestito il massimale a 10.000 monete, ne avremmo avute 20.000. E se avessimo scommesso su Joker al Colosseo, il totale sarebbe stato 460.000. Sì, ma stai parlando per ipotesi, non è quello che è successo. Sulla tessera di Joker, è vero. Ma non è l'unica tessera in nostro possesso. Avete una seconda tessera? La tessera di Taro Tanaka che ti avevo detto di buttare. Esatto, invece di gettarla, l'ho usata in segreto per raccogliere le monete e battere il sistema. 460.000 monete! Significa che avremo oltre 500.000 monete se le usiamo tutte. E allora? Non si avvicina comunque al totale richiesto. A dire il vero, quando ho raggiunto le 460.000 ho chiesto un nuovo prestito. Dopo aver restituito le 10.000 monete originarie, me ne erano rimaste 910.000. Sommate al totale di Joker, arriviamo a 1.010.000 monete. Possiamo superare il ponte. Aspetta, ma prendendo in prestito così tante monete? Dov'è il problema? Giusto più avanti c'è la direzione. Non dovremo più pensare alle monete. O veramente pensavi di restituire una somma così alta? Impossibile! Non può essere! Crow, il tuo akume mi inquieta un po'. Lo prendo come un complimento. Sono felice di essere riuscito a contribuire ai ladri fantasma. Ora dovremo sbrigarci e far abbassare quel ponte prima che cambi le regole di nuovo. Dai, muoviamoci allora. Ed ecco come avremmo dovuto ottenere i soldi per tutti i premi di sotto. Dovevamo aspettare che Akechi ci desse le sue monete. Autorizzazione tessera completata, il totale è 1.011.830 monete. Si desidera attivare il ponte della giustizia? Ovviamente. Prima che cambi e faccia 2 milioni. Ponte abbassato. Sì, cavolo, ci siamo quasi. Meglio prepararsi per ciò che ci aspetta. È vero, tra l'altro prima ho detto che avrei usato... Avevo detto che avrei usato... come si chiama? Satan Isle. Non l'abbiamo proprio toccato. Eccolo qui! Il nostro tesoro. A quanto pare questa è la sua base operativa. Mi sa che il tesoro apparirà su quel piedistallo. Nonostante tutto, siamo riusciti ad arrivare quassù. Miss Direttrice ha le ore contate. Che inciviltà fare irruzione qui. Anche nella vittoria richiesta eleganza, sapete? Vi ho intrattenuti con tutti questi miei giochi, ma a quanto pare non siete soddisfatti. Molto bene, ho fatto speciali preparativi anche per una simile possibilità. D'ora in poi è un gioco di vita o di morte. Non importa chi mi affronterà, sarò la vincitrice. Sorella... Il nostro percorso di infiltrazione è sicuro. Dobbiamo tornare indietro e mandare la lettera di sfida. E una volta mandata la lettera di sfida, comparirà il tesoro di Sei-san, giusto? Già, quando il bersaglio sarà consapevole del pericolo, quella cosa vaga prenderà una forma definitiva. Mi chiedo, quale sarà la forma del tesoro? Dipende dalla persona. Kamoshida aveva una medaglia, Madarame un dipinto, Kaneshiro soldi falsi. Mio padre un modellino di plastica. In altre parole, il tesoro è ciò che ha dato inizio alle aspirazioni del signore del palazzo. O anche ciò che ha fatto crescere a dismisura il loro desiderio. Rimuginarci sopra non ci porterà da nessuna parte. Torniamo indietro e prepariamo la lettera di sfida. Sì, ma mi manca ancora una cosa, Morgana. Mi manca un seme della bramosia. Ah? Che c'è? Il tesoro ti incuriosisce? A proposito, sembra che nella foschia si sia creata una forma. Se dovessi azzardare, direi che il tesoro di mia sorella è un taccuino da polizia. Giusto, vostro padre era... Probabilmente, crede che papà sia morto perché la polizia si è servita di lui. Per questo crede che la giustizia sia inutile e che non abbia senso vivere una vita da subordinata. Sempre per via di papà, ha deciso di diventare procuratore, sviluppando un'ossessione per la vittoria. Lo amava davvero tanto. Il cuore di Sei-san deve essere stanco di vivere in un mondo così competitivo. Un'onesta convinzione non basta per farsi strada. Capisco bene quel genere di dolore.
Ma è proprio per questo che dobbiamo risvegliarle il cuore. Già. Ora abbiamo accertato la posizione del tesoro, in vista dell'obiettivo. Vuoi tornare all'ingresso, Joker? No, voglio esplorare ancora. C'è qualcos'altro che ha attirato la tua attenzione? Ok, prima di tornare esploriamo ancora un po'. Dobbiamo esplorare per cercare il prossimo seme. Vediamo, deve essere per forza in questa zona. Oh, ma guarda un po', ci sono dei rampini là sopra. Dove sei? Eccoti qua. Allora, dove dobbiamo scendere? Da questo lato. Joker? No, ecco fatto. Percepisco qualcosa. Deve essere qui, troviamolo. Ovviamente, Morgana. E sai che cosa ci sarà qui oltre al seme della bramosia, essendo il terzo? Un nemico pronto a combattere. Molto bene. Il seme della bramosia di mia sorella è poco più avanti. Mi spiace, ma dovrei farci passare. Aspetta, Quinn. Ho come la sensazione che quest'ombra ci darà dei grattacapi. Ci conviene prepararci al meglio per lo scontro. Secondo te siamo pronti, Joker? Assolutamente. Vieni e combatti. Oh cielo, ospiti, qui? Chiedo scusa, signore e signori. Mi spiace, ma gli ospiti non possono accedere a quest'area. Devo chiedervi di andarvene. Vi accompagno alla porta. Morti, ovviamente. Oh, ma sai che sono la sorella della direttrice? Sei tu che te ne devi andare. Ah, se sei la sorella, allora vaffanculo lo stesso. Scusami, non volevo. Allora, cosa sei debole? Oh, al nucleare. E allora, furia cieca! Mafridine! Ops, morto con un colpo. Ve l'ho detto, l'unico grande pericolo nel terzo seme di tutti i palazzi è solo quello di Madarame. Quello di Madarame per quella zona c'ha delle difese astronomiche. Tutti gli altri, bene o male, sei sempre pronto e preparato. E anche questa è fatta, andiamo. Va bene, Joker, prendi l'ultimo e usciamo. Ecco qua l'ultimo seme della bramosia, ragazzi. Prendiamolo e andiamocene. Clink! Il seme dell'invidia. Li abbiamo tutti e tre ora. Il seme rosso, il seme verde e il seme blu si uniscono per fondersi nel cristallo dell'invidia. Eccolo qui. Che cosa ci dà come potenziamenti il cristallo dell'invidia? Vediamolo subito. Perdonami sorella, ma lo prendo io. Brava Makoto. E visto che tanto queste monete non ci serviranno mai più a nulla, compriamo i bracciali per averli e tutto il resto, ciaone. E ora possiamo uscire. Prima di uscire effettivamente, voglio fare un'ultima cosa. Voglio ritirare un'ultima persona per quando usciremo da questo palazzo. Voglio ritirare Arsène. Ritiriamo Arsène, diciamo, per una piccola reminiscenza. Avete presente il primo episodio quando stavamo scappando da un certo palazzo e avevamo solo Arsène con noi? Beh, voglio riaverlo in squadra. E ora possiamo uscire. Abbiamo trovato la strada per il tesoro. Vuoi andare via da qui? Torniamo al mondo reale. Ritorna al mondo reale dal palazzo di Nijima. Grazie per il lavoro svolto. Para. Vediamo. Ecco fatto. Tutto fatto. Finalmente la strada per il tesoro è sgombra. Ora dobbiamo solo inviare la lettera di sfida. Capisco. Quindi è così che organizzate le vostre operazioni. Adesso credo di capire meglio come avete fatto a ottenere i successi conseguiti finora. Oh, Kaetaka. Oggi sei stato bravo. Sei stanco? Sì, sono proprio stanco, Morgana. Ce l'abbiamo fatta, dobbiamo soltanto spedire la lettera di sfida. A quanto pare riusciremo anche a inviarla prima che le indagini comincino. Ancora non sappiamo nulla sul vero colpevole di quegli arresti mentali, però. Chissà se scopriremo qualcosa dall'ombra di Nijima. Dubito abbia in mano qualcosa di tangibile. Vero, è per questo, in fondo, che ha spiccato quel mandato di cattura dei ladri fantasma.
Inoltre la gente crede che basterà arrestarci per chiudere il caso. I procuratori non si fermeranno, devono rendere conto dall'opinione pubblica. Se solo sapessimo chi è il vero colpevole, non dovremmo combattere l'ombra di Nijima. Chi potrà mai essere? Qualcuno che conosciamo? Può darsi. Vero, ma se dubitiamo dei nostri compagni, di chi potremmo mai fidarci? Abbiamo solo una possibilità per cambiare le carte in tavola. Quest'ultima lettera di sfida sarà il mio capolavoro. Facci sapere quando sarai pronto, Phoenix. Va bene, vi farò sapere, ragazzi. Vi contatterò.